gli sguardi su questo giocatore. 4 i suoi centri delle ultime 3 gare. È tutto pronto per il calcio d'inizio per questo match davvero molto intrigante. Tutto pronto, preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Ben ritrovati all'appuntamento su EATV, con me c'è come sempre Daniele Adani. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Gara che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo, è quello che ci aspettiamo tutti. Quest'oggi si respira un'atmosfera fantastica, Pier. Le squadre, guardale lì in campo, cariche. Il pubblico sugli spalti lo è ancora di più. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un match coi fiocchi. Occhio al tiro. Tiro che non può impensierire qui il numero uno. Può andare sulla fascia. Niente da fare, il difensore recupera. Pressione qui sul portatore di palla. C'è stato un gol che riguarda il match del Sassuolo, andiamo subito a collegarci. Prima rete del match per il Sassuolo. Si sblocca dunque il match, 1-0 al minuto 10. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Sfuma l'occasione. È tra i protagonisti certamente più attenti. Occhio qui, c'è spazio. 1-0, primo gol fondamentale, ora vediamo se reagirà. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. A tu per tu col numero uno avversario rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Controllano molto bene il possesso del pallone. E c'è il tiro! E c'è il gol! Che reazione! Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, il proprio marcatore. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto, da quella distanza. Rete della... Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. 9, Youssef En-Nesyri. Matteiu. Col pulito sul pallone. Attenzione al tiro. Dice di no in tuffo. Sale l'urlo dei tifosi. Pier, si rendono conto dell'importanza del momento e provano a trasmettere tutta la loro energia alla squadra. Colpo di testa apprezzabile nelle intenzioni, meno nella riuscita. Ci sono novità che riguardano la partita della Juve, andiamo a sentire. Prima rete della partita per la Juventus. Risultato che torna dunque in parità, 1-1 al minuto 32. D'accordo, grazie. Può segnare da lì, traversa, pallone ancora in gioco. Buona lettura con rinvio lungo. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol, passano nuovamente a condurre. Conclusione che non ha lasciato scampo al portiere. Determinante la deviazione del palo, che ha permesso al pallone di entrare. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Può salire sulla fascia. En-Nesyri. Prova a impensierire il portiere. Conclusione parata senza problemi. Per spiegare come mai sono sotto basta dare un'occhiata alle statistiche, Pier. Parlano da sole.
hanno creato davvero poco per sperare di poter ottenere qualcosa di buono da questa partita. Se non migliorano dalla tre quarti in avanti, per loro, fidati Pier, che sarà dura rimontare lo svantaggio. Devono provare a tirare di più in porta, non è che abbiano tante alternative, eh? Vediamo come gestiscono questo possesso, se riescono a essere pericolosi. L'arbitro dice che può bastare, si chiudono i primi 45. Secondo tempo che ha avuto inizio. Lozano. Allora che termina fuori per la rimessa dal fondo. Doveva essere tra i protagonisti del match Lozano, che al momento però sta facendo parecchia fatica. Che non sia una delle sue prestazioni più brillanti mi sembra evidente. Sta facendo troppa fatica là davanti, non è mai pericoloso. Infatti i suoi compagni ne stanno risentendo. Sono in svantaggio. Serve una sua giocata per riaprire la partita. Prova ad aprire verso il compagno. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Un altro match che nessuno vuole perdersi, e in arrivo qui su EA TV. Mi aspetto grande spettacolo, Pier. Sono due squadre che giocano un bel calcio. Speriamo ce ne diano una dimostrazione. Youssef En-Nesyri. Possibilità per il contropiede. Ha interrotto un'azione pericolosa. Può arrivare il cartellino. Fallo da ammonizione, non ha dubbi qui l'arbitro. Era difficile che la passasse liscia, Pier. Anche in diretta si era visto chiaramente. Al-Shammari. Cross in mezzo. Recupera palla la formazione avversaria. Subito in diretta perché ha cambiato qualcosa nel match della Juve. È arrivata la seconda rete per la Juventus. Punteggio che ora è sul 2-1 al 69esimo. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Fatica a tenere il pallone. Ha il supporto dei compagni. Prova con questo lancio in verticale. Ha sprecato l'occasione per il pari. La palla sembrava già in rete e invece è riuscito a sbagliare da posizione davvero invitante. Mandano in campo forze fresche. Entra con il numero 21 Matteo Politano. Buon movimento di squadra. Prova a metterla dentro. La mette giù ma non è facile. Lobotka. Il tocco per De Jong. Il cronometro scorre, si riversano dalla metà campo avversaria a caccia del pari. Possesso recuperato in area, ha scelto bene il tempo. La allontana. C'è il cambio in arrivo. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Recuperano bene palla. Ancora due minuti da giocare. Crossa in mezzo. La difesa regge bene qui il cross. Ecco De Jong. Può andare. Frankie De Jong! È arrivato il gol del pari, una doccia fredda per la squadra avversaria che stava già pregustando la vittoria.
La regia ci manda il replay del gol. Palla che si è infilata all'altezza del primo palo. Da rivedere il posizionamento del portiere.